Con il dottore Roberto Anfosso, di Medicina Generale dell'ASL CN2. Allora, in questo momento ci troviamo tra i filari, a pochi passi dal centro del Libano, qui alla Morra. Allora, innanzitutto, come vedete, insomma, lui non è da solo perché insieme alla sua cavalla Ambra, che ha 7 anni. Allora, la particolarità, oltre al fatto che lei è un medico, la sua professione, ma il fatto che comunque lei va a visitare i suoi pazienti con questo mezzo di trasporto. Ecco, io le voglio chiedere quando è nata, insomma, questa idea, questa passione di, insomma, muoversi tra questi magnifici paesaggi, ma a cavallo. Io ho cominciato ad andare a cavallo a 14 anni, quando la mia passione sarebbe stata di fare il calciatore. Poi ho avuto un problema di asma bronchiale, per cui non ho più potuto correre e ho cercato un'alternativa in uno sport in cui ci fosse qualcun altro che corra per me. Avevo 14 anni, questa delusione del non poter più fare il calciatore è stata la prima mia grande delusione. Però ero a Spotorno e a Spotorno c'era un maneggio e ho cominciato ad andare a cavallo in questo maneggio e poi di lì ho iniziato. Arrivata all'età più o meno di 45 anni, dopo aver fatto per un 15 anni gare di salto ostacoli, mi sono detto che la cosa più bella che potessi fare una volta diventato grande e lavorare insieme al cavallo. È una cosa che mi è sempre piaciuta, un sogno che ho sempre avuto fin dall'infanzia. E allora ho portato il cavallo vicino a casa e ho cominciato un giorno, un pomeriggio di maggio, che avrei dovuto fare, ero in programma un giro a cavallo, ma dovevo fare per forza una visita importante. Allora sono andato a vedere il paziente a cavallo. Ho capito da quel momento che le cose erano coniugabili, che si poteva fare delle visite col cavallo e allora mi sono detto perché non fare le cose che debbo nel modo che voglio. Assolutamente. Allora, lei prima mi ha detto che ha 3 ambulatori, uno a Verduno, uno alla Mora e uno a Monchiero, per un totale di 1500 1500 pazienti. pazienti. Quindi, insomma, il lavoro è tanto. Il lavoro è tanto, ma ci si riesce a svolgerlo nella maniera adeguata se lo si fa con passione. Io riesco ad andare con il cavallo a vedere i pazienti, soprattutto i pazienti che sono nelle varie frazioni, nelle cascine, nei bricchi, attraverso il cavallo. Qui abbiamo ancora una realtà rurale. La realtà rurale fa sì che la persona fragile, il disabile, l'ammalato vengono comunque assorbiti nella cellula socio-economica che è la cascina. Nella cascina c'è sempre una persona che è in grado di guardare la persona bisognosa. Questo però implica un impegno maggiore da parte del medico che deve andare a vederlo a domicilio. Diciamo, mi sono detto che la cosa migliore sarebbe andarla a vedere col cavallo per tutta una serie di motivi. Innanzitutto un motivo simbolico, perché andando col cavallo io gli porto la forza, l'energia, l'impeto del cavallo, tutte cose che il paziente con la malattia o con l'handicap le ha perse. E poi il cavallo dà una certa simpatia e migliora proprio il rapporto col paziente. Infatti il paziente, vedendo arrivare il cavallo, accoglie il medico più come un amico che come un professionista. E questo lo si vede anche nel modo di rapportarsi, in cui dopo aver visto il paziente, il più delle volte ti invitano in cucina. Io sono stato molto sorpreso le prime volte quando mi dicevano: "Caveng antica", e mi chiedevo: "Ma come caveng antica? Io sono già in casa, sto visitando il paziente nella sua camera da letto". Invece caveng antica vuol dire che ti accolgono nella parte più intima, che sarebbe la cucina. Infatti ci si terminano sempre le visite in cucina, dove ci si fanno quattro chiacchiere, ci si parla un po' di tutto
ti offrono il loro vino, ti offrono, diciamo, il salame appena fatto, ti offrono due peperoni con la salsa verde. Cioè, è una forma di ospitalità che migliora l'empatia fra il medico e il paziente. Assolutamente, tra l'altro ovviamente Ambra è impaziente in questo momento perché vuole tornare a cavalcare, quindi noi facciamo in fretta così poi vi lasciamo immersi nella natura. 90-100 km a settimana, quindi insomma di tragitti qua tra le colline, tra i paesaggi, tra i vigneti, sicuramente molto molto suggestivo. Ecco, per chiudere, insomma, affrontare anche l'emergenza Covid con il suo lavoro, che esperienza le sta lasciando e qual è il feedback anche con i pazienti? Comunque sia, continuare a fare il proprio lavoro, continuare a farlo insieme ad Ambra, comunque dovendo affrontare anche purtroppo l'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria la gestiamo attraverso le precauzioni che si prendono, infatti nelle bisacce ho tutte le protezioni che si devono usare nei confronti dei pazienti, però continuo ad andare a vedere i pazienti a domicilio e questo viene molto apprezzato dal paziente. Il paziente quando vede il medico che arriva a cavallo è come se io gli portassi anche dei valori umani oltre che delle ricette e delle medicine. Per loro è una cosa molto importante perché è un processo di umanizzazione e il paziente in questo modo rimane convinto che io dedichi a lui più tempo e questa è una percezione del tempo perché io in realtà dedico sempre lo stesso tempo sia prima che andavo in macchina che quando vado a cavallo. Ma la percezione del paziente è questa di essere in un mondo irreale, un mondo in cui il tempo è un dono prezioso ma che viene dato in una maniera un pochettino più larga. Allora, per concludere nella mia maniera migliore, io le auguro buon lavoro e a questo punto le dico, può tornare in sella e facciamo anche vedere ai nostri, insomma, ai nostri utenti, ai nostri lettori che insomma voi proseguite per i vigneti. La ringrazio, buona giornata. Grazie, dottor Anfosso.